Namaste, io sono East Brave, bentornati a un altro episodio di Sneak Peek, la rubrica che esce un po' quando mi pare, che vi mostra un gioco diverso dal solito che potrebbe diventare una serie. Oggi vediamo Dandara, questo gioco molto 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 particolare, fatto da Long Hat House e pubblicato da Raw Fury, che è una compagnia che già conosciamo. Dandara Trials of Fear, un gioco che è tradotto anche in italiano, cosa molto particolare perché non succede così tanto spesso, soprattutto per i giochi indie, ma che apprezzo tantissimo perché è fatto da brasiliani. Per una volta ogni tanto qualcuno che non è americano, canadese o poche altre stati, insomma, che fanno videogiochi, Giappone ovviamente tra i più, ma c'è una scena indie brasiliana molto particolare e questo è un buon rappresentante che secondo me si può candidare anche uno dei giochi pixel art di quest'anno che possono meritare. Vedete che ci sono anche parecchie lingue oltre che all'italiano, ma andiamo pure a iniziarlo con un caricamento di una nuova partita. Semplice semplice come inizio, ma vediamo di che cosa parla e qual è la meccanica principale che distingue questo gioco da tutti gli altri. Un tempo il Salt godeva di una splendida pace, o Salt. Creazione e intento si fusero insieme in apprendimento e crescita, ma come un cancro che crebbe un'idea dorata. L'equilibrio si spezzò e l'oppressione giunse. Quando tutto sembrava perduto, dalla culla della creazione sorse una nuova speranza. E questo è Dandara, quindi abbiamo la possibilità di saltare, ma la cosa particolare di Dandara è che non è un personaggio che salta effettivamente, ma si può teletrasportare e può saltare solo tra, cioè non posso saltare da questa piattaforma alla successiva in basso, ma devo fare una carambola. Quindi questo gioco si basa molto sulla precisione del comando. E posso andare là direttamente? No, lo devo fare tac 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 tac. Quindi un personaggio che non può muoversi, non può letteralmente muoversi, ma l'unica maniera per muoversi è questa di fare la carambola in giro. Ad esempio posso sparare con la X e andare avanti. E quando sono qua posso premere A e andare avanti. Quindi è molto interessante come situazione, perché è un gioco che è un platform ma senza il salto. Quindi è il concetto base del platform, che è quello di avere le piattaforme, una direzione e poter saltare da una parte all'altra, viene un po' stravolta, un po' come faceva Horus, che è un gioco di cui ho fatto il let's play, in quel caso cambiando la gravità. In questo caso è una cosa un pochino più elegante, forse, anche perché ci sono delle superfici dove possiamo fare la carambola e dobbiamo decidere dove andare semplicemente per poterci muovere. Può sparare appunto questo raggio abbastanza semplice. Adesso io voglio andare qua e poi devo decidere se andare di sopra, esatto, quindi così così così. Possiamo prendere questo interruttore che mi apre una stanza da qualche parte. Ok, mi apre delle nuove piattaforme dove poter andare avanti. E quindi è un personaggio che non può muoversi e si muove facendo la carambola in giro per il mondo. Molto molto bella come situazione. Qua vi mostra anche un po' cosa possiamo fare più o meno. Quindi andiamo pure avanti da questa parte. È abbastanza intuitivo, devo dire, anche. Nel senso che giocato con la tastiera credo sia abbastanza difficile. Bandiera issata, quindi abbiamo anche una sorta di checkpoint. Ce la faccio ad andare di là in qualche maniera? Mi sa che non si riesce ad arrivare di là. Proviamo a fare così. Questa è una piattaforma? Ah no, ok, è la fine del livello proprio. O comunque è il trasferimento in un'altra. Rifugio del poeta bambino. Vediamo anche il menu come funziona. Guardate che bello anche il menu come si apre. Volevo vedere impostazioni di gioco. C'è la bandiera extra, modalità cheat, quindi anche la possibilità di fare energie limitate e cose del genere. Quindi vediamo anche come funziona, perché abbiamo dell'energia, quindi ci saranno anche dei nemici probabilmente. Ok, questo era un nemico. Sì, questo è un nemico. Quindi qua voliamo e poi ci andiamo nel nostro posticino. Quindi li uccidi in ordine praticamente? No, quasi.
Ok, mi spiega che uccidendone uno facciamo un po' una carambola di qua e di là. Molto molto bello. Anche mi ricordo un po' Celeste anche come gioco, che devo ancora mostrarvi sul canale, ma molti lo conosceranno. Ah, tutti e due devo colpirli, se no non esplode. Anche qua è molto intuitivo come viene presentato, perché qua devo fare così, così e così per colpirli entrambi. E qua possiamo andare avanti. Quindi molto rapido, veloce, intuitivo. Prove dei cooperanti. Come funziona col mouse? Sto pensando un attimo come funziona. Allora, miro così e spara con uno e salta con l'altro. Ok. Ah no, questo è salta, ok. Ho sbagliato io il tasto. Quindi è così spara e così salta. Sì, più o meno anche col mouse si riesce a giocare, direi. Più che altro è sì, abituarsi un pochino con un mouse a decidere la direzione. Forse io personalmente credo di trovarmi meglio con il controller, perché il controller, mentre sei in salto, riesci già a spostarlo nella direzione che vuoi, sicura, perché è il personaggio è sempre al centro, mentre col mouse devi seguire il puntatore che è appunto qua sullo schermo, per capire in che direzione andare a saltare. Qua ho sbagliato perché non avrei dovuto sparare. Troppo veloce. Faccio prendere un po' dalla mano questa cosa. Comunque devo dire che è un'ottima introduzione in questo gioco. Spero vi piaccia, perché sicuramente mi piacerebbe farci una bella serie sul canale. Vediamo anche quanto dura. Dare un po' di spazio, insomma, a sviluppatori diversi dal solito, decisamente in questo caso. Direi che ci può stare. Ah, vedete che c'è la nostra... Dove siamo morti l'ultima volta. Ok. Ferite profonde. Ok. Cercando di capire quanto ci mette a caricare una... Ok. Non troppo difficile da caricare. Però adesso non possiamo andare di là, quindi dobbiamo tornare indietro e fare tutto il giro probabilmente. Questo si stava muovendo. A beccare il tempismo giusto qua. E via. Un'altra stanza. Atrio della creazione. Qua siamo ancora nella zona molto tutorial, mi sembra di capire. Bello, perché non c'è un sopra, un sotto praticamente. No, così torno indietro però. Tiriamo sta leva. Ah, abbiamo fatto tutto il giro, ok. Siamo tornati nella sala principale. Siamo tornati dove c'è la bandiera, infatti. E adesso posso andare lì in mezzo con le carambole. Quindi adesso io posso tornare di qua. No. Non mi fa tornare. Devo tornare indietro di là, allora così. Va bene. Ah. Come faccio ad arrivare qua? Bello anche questo, che dobbiamo darci un po' di tempismo. Ah, qua mi sono buttato in avanti. Va bene, comunque non male, questo Dandara, che dite? A me è piaciuto parecchio. Qua mi fa tornare la bandiera. Vediamo subito se abbiamo saltato questa parte. Sì, abbiamo saltato direttamente questa parte.
Fatemi sapere ovviamente nei commenti cosa ne pensate. Qua è un altro mondo, a quanto pare, la prateria della creazione. Dandara, riesci a sentirmi? Sei ancora così colma di domande? Sei sempre stata così curiosa? Il salt monta e rifluisce come la marea nella struttura stessa dell'oblio, così come in questi boschi. Capisco che il tuo viaggio è appena iniziato dalla culla della creazione. Ma ti prego, vieni a cercarmi, Dandara, finché c'è ancora tempo. Accampamento trovato. Quindi abbiamo un accampamento dove possiamo dormire. Abbiamo i ricordi. Questa è Dandara con le sue, i suoi potenziamenti. Ci sono anche queste cose molto interessanti che per adesso non possiamo fare. E i ricordi, l'accampamento e le varie cose che abbiamo trovato, compresi anche dei ricordi sconosciuti. Villaggio degli artisti. E qua cosa c'è di bello? Salva primordiale. Voglio andare al villaggio degli artisti. Ah, proprio lo schema si gira, quindi ancora meno situazioni del genere. Come faccio? Ah, voi vi posso attaccare comunque. Graficamente questo gioco è fantastico, devo dire. Villaggio degli artisti, centro del villaggio. Qua ci sono dei semafori testa in giù. Io posso andare qua. C'è un piccolo dipinto sul pavimento buio. È difficile distinguere le altre forme. Ok, quindi possiamo andare in giro in questi mondi. Probabilmente ci sarà una mappa di qualche tipo a un certo punto nel gioco, ma devo dire che possiamo anche fermarci qua per adesso. Vi ho mostrato velocemente cos'è questo gioco, qual è la meccanica principale. Spero vi piaccia, perché sicuramente se non è un gioco... Anzi, andiamo fino alla chest, che così vediamo che cosa c'è dentro il baule. Che sono incuriosito da questo baule qua, cosa contiene. Contiene una mappa, una pergamena per ricordarti i sentieri che hai percorso. E quindi abbiamo la mappa, bellissima anche come è fatta questa mappa, quindi veramente veramente bella. Questa è appunto da dove siamo venuti, dove abbiamo fatto la nostra cosa, questo è il villaggio e qua sopra c'è la sorgente. Quindi è un po' un metroidvania da quel punto di vista, chi lo sa, chi lo sa. Sicuramente potrebbe essere una serie interessante sul canale, fatemelo sapere nei commenti. Ci vediamo al prossimo sneak peek, chissà quando uscirà. Io sono Isdemrave, namaste and be brave.